Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Sciopero della fame fino a quando il governo non darà risposte e risorse per la ricostruzione. Motiva così la sua protesta Pierluigi Biodi, sindaco di Villa Sant'Angelo, tra i comuni più colpiti dal terremoto del 2009. Ha scritto una lettera aperta al presidente del Consiglio Matteo Renzi. Le casse pubbliche sono a secco, sarò costretto a sospendere l'istruttoria delle pratiche già depositate. E si discuterà l'8 ottobre al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Aquila il ricorso per annullare le elezioni regionali del 25 maggio scorso. Il ricorso è stato presentato dall'ex presidente della Giunta regionale Gianni Chiodi, dall'ex presidente del Consiglio regionale Nazario Pagano e dagli ex consiglieri Nicoletta Verì, Alessandra Petri, Carlo Masci. I ricorrenti, che annunciano la presentazione di una querela di falso nell'udienza di ottobre, contestano soprattutto l'illegittimità dell'ammissione delle candidature di D'Alfonso e delle liste collegate, perché dicono i nomi dei candidati sarebbero stati trascritti successivamente alle firme degli elettori presentatori. Il garante per la privacy ha dichiarato illecito il trattamento dei dati effettuato dalla Regione Abruzzo e ha vietato l'ulteriore diffusione in internet dei dati personali che rivelano lo stato di salute dei concorrenti in graduatoria. Nella sezione concorsi in atto, spiega infatti la newsletter del garante, c'erano gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi alle prove per un profilo professionale riservato esclusivamente alla categoria dei disabili. Alcune centinaia di nomi associati alla disabilità con data e luogo e indicazione ammesso o non ammesso risultavano subito visibili in rete sui più diffusi motori di ricerca. La prima commissione, quella sul bilancio del Consiglio regionale d'Abruzzo, presieduta da Maurizio Di Nicola, ha licenziato stamattina con i voti favorevoli della maggioranza e del centrodestra il progetto di legge per la ricapitalizzazione della Saga, la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo a Pescara. Contro il provvedimento ha votato il Movimento 5 Stelle, che aveva chiesto di far precedere la discussione da un'audizione dei vertici della società in commissione vigilanza. Si tratta di una ricapitalizzazione da 6 milioni di euro. Nei giorni scorsi ho ricevuto diverse segnalazioni di pazienti ricoverati presso l'ospedale clinicizzato di Chieti che lamentavano il fatto che non venivano distribuite bottigliette d'acqua insieme ai pasti. Alcuni pazienti, non avendo parenti o amici disposti ad acquistare una bottiglia d'acqua all'esterno, sono rimasti senza bere. Lo denuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, vicepresidente della Commissione Sanità. Secondo Pettinari, il manager Zavattaro gli avrebbe all'inizio detto di non conoscere il problema e successivamente, dopo essersi informato, gli avrebbe confermato il problema, dicendo che la situazione finanziaria in cui versa l'ospedale non consente di acquistare bottiglie d'acqua per i pazienti. Un motociclista di 25 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente in contrada Varano di Catignano in provincia di Pescara. Da una prima ricostruzione dei carabinieri avrebbe perso il controllo della moto,
finendo contro un albero al passaggio di un gruppo di ciclisti, uno dei quali è rimasto ferito in modo lieve. Il motociclista è stato prima soccorso dai sanitari del 118, quindi trasferito in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Spirito Santo di Pescara. Cambiamo completamente argomento. Sarà Arianna Ciampoli a condurre domenica sera alle 20.30 la serata finale dei 41esimi premi Flaiano. Tra i premiati per il cinema ci saranno Paolo Virzì per la regia de Il Capitale Umano e Paola Cortellesi per l'interpretazione in Sotto una buona stella. Per la TV saranno premiati tra gli altri Flavio Insinna per la conduzione e gli attori Micaela Ramazzotti e Alessandro Preziosi. Per la radio sarà premiato Armando Torno per il programma Musica Maestro. Premio Flaiano speciale ad Alessandro Siani. Tra cinema e teatro, un artista tutto tondo, la manifestazione si terrà a Piazza Salotto o, col maltempo, al Pala Elettra. La partita di risico più grande del mondo, giocata su una mega plancia da 450 metri quadrati. L'Abruzzo si prepara ad ospitare la partita da record organizzata per il 26 e 27 luglio a Sant'Eufemia, a Maiella, piccolo comune del Pescarese, abitato da poco più di 300 persone all'interno del Parco Nazionale della Maiella, nell'ambito dell'evento Sant'Eufemia nel mondo, dedicato agli emigranti del paese, giunto ormai alla terza edizione. Le iscrizioni stanno già arrivando da tutta Italia. Ne parleremo a servizio interviste oggi alle 18.13 e domani alle 7.35. Anche testimoni diretti della situazione palestinese con l'obiettivo di far conoscere il popolo alla fiaccolata organizzata per questa sera a Pescara dal coordinamento Solidarietà con la Palestina per la giornata di mobilitazione promossa da Asso Pace Palestina e Rete per la Pace. L'appuntamento è alle 21 al Largo Madonnina. Il corteo marcerà poi fino alla nave di Cascella. Gli attivisti avevano già posizionato uno striscione sul ponte del mare con la scritta Palestina Libera. E si terrà questa sera alle ore 19 presso il monastero di Santa Maria del Monte Carmelo, in via Monte Carmelo 85, nella zona di San Silvestro a Pescara, la solenne liturgia eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne, lo ripetiamo, alle ore 19. Santa Messa solenne sarà preceduta alle ore 18 dai Vespri e dal Santo Rosario. Potrà indossare lo scapolare chi è preparato, lo desidera e non l'ha mai ricevuto. Dal pomeriggio del 15 luglio fino alla sera del 16 è possibile acquistare una sola volta l'indulgenza plenaria del Carmine con la confessione, la comunione, la preghiera secondo le intenzioni del Papa, il Credo e il Pater. A Villa Paris di Roseto, venerdì 18 luglio alle 18.30, si inaugurerà la seconda edizione di Art in Act, la rassegna di arte contemporanea. Anche in questa occasione, come da tradizione, presenta i lavori di due artisti a confronto. Questa sarà la volta dello scultore ceramista Giancarlo Sciannella e del fotografo naturalista Umberto La Sorda. Il filo conduttore che trasporta i visitatori all'interno delle stanze della villa ottocentesca ristrutturata è il rapporto tra arte e natura. In occasione della settimana mozartiana a Chieti, mercoledì quindi stasera dalle ore 19.30 presso Liberarte, Artigianato e Arte, spazio di incontro per i cultori della creatività applicata in via Arniense 164-166 a cura di Annalisa Di Matteo ed Erika Liberati, si terrà una lettura di racconti e poesie d'Abruzzo delle autrici Vittorina Castellano e Daniela Chieti, entrambe sensibili interpreti della storia di genti, territori e variegate espressioni antropologiche della regione. Dal calcio alla pallacanestro, alla pesca sportiva, fino al ciclismo e al podismo, passando per la pallavolo, la pesca sportiva, la caccia e le bocce.
associazioni sportive torresi ed atleti di tutte le età in festa per la terza edizione della giornata comunale dello sport in programma venerdì 18 luglio presso la sala consigliare del municipio di Torre de' Passeri alle ore 18. La manifestazione è dedicata allo sport e a chi lo pratica con talento, passione e spiccato senso di altruismo, soprattutto promuovendo attività ed iniziative rivolte ai giovani, alle giovani generazioni, e promossa per il terzo anno consecutivo dal comune di Torre de' Passeri con il CONI Abruzzo. E siamo con questo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevede cielo sereno con temperature da 23 a 28 gradi e venti deboli. Domani si prevede cielo sereno con sole caldo nel pomeriggio, temperature da 23 a 30 gradi e mezzo e venti moderati. Il mare è previsto poco mosso sia stasera che domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per essere stati con noi e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.